Buongiorno a tutti e benvenuti di nuovo alla nostra rubrica sulla teoria e il solfeggio. Oggi andiamo a vedere dei concetti leggermente più complicati, diciamo così, no? Che sono appunto l'intervallo, gli intervalli, le alterazioni e come si costruisce poi una scala maggiore, toni e semitoni. Allora, partiamo subito con i gradi della scala e gli intervalli. Allora, i suoni della scala si chiamano anche gradi e la distanza che c'è tra un grado e l'altro, tra una nota e l'altra, viene chiamato anche intervallo. Si parla di grado congiunto quando si esegue una nota una dietro l'altra, quindi ad esempio do, re, re, mi, fa, eccetera, eccetera. Si parla di grado disgiunto quando effettuiamo un salto, quindi ad esempio do, mi, do, sol, do, la, eccetera, eccetera. Questa successione di intervalli, diciamo, ci aiuta anche a capire come viene costruita una scala. L'unità di misura, diciamo così, che noi utilizziamo per la costruzione di una scala, ben inteso una scala maggiore, per adesso parliamo solo di questo, sono i toni e i semitoni. Che cosa sono toni e semitoni? Allora, il semitono è l'unità più piccola che noi possiamo utilizzare per costruire la musica, almeno per quanto riguarda la musica occidentale. Poi ci sono altri sistemi in cui si utilizzano anche i quarti di tono, anche in realtà anche qui, anche nella musica occidentale, negli ultimi anni sono stati messi a punto tutta una serie di simboli che ci aiutano anche di abbassare, diciamo, l'intonazione della nota anche meno di un semitono, però questo è un discorso un po' più particolare che magari poi approfondiremo. Comunque, toni e semitoni. Dicevamo, il semitono è l'unità più piccola, mentre il tono è praticamente l'unità base, no? Ed è la somma di due semitoni. Ora, facciamo un esempio un po' più pratico, questo bellissimo schema. Allora, questo rappresenta la prima ottava di una tastiera di un pianoforte. Per tono, ad esempio, noi intendiamo lo spazio che c'è tra do, re, re, mi, fa, sol, sol, la, la, si. Dove vedete che non c'è il tasto in mezzo, il famoso tasto nero del pianoforte, quindi tra mi e fa e si do, anche se si do è un po' schiacciato, in questo caso c'è un semitono. Ma c'è un semitono anche, ad esempio, tra il do e il primo tasto nero, tra il re e lo stesso tasto nero di prima. Provo a cantarvi la differenza che abbiamo se dovessimo fare do re oppure do, questo tasto che adesso poi vi dico anche come si chiama. Do re, do re. Do, in questo caso lo chiamiamo do diesis, poi anche qua vi spiego perché. Do, 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 do. Sentite anche dalla mia voce che la distanza che io percorro per cantare la nota successiva al do è più lunga se devo andare a re ed è più breve se devo andare a do diesis. Questo tasto, e qui mi faccio poi al prossimo argomento, questo tasto io lo posso chiamare do diesis se parto da do o re bemolle se scendo da re. Per una questione di semplicità, verso la fine del Settecento è stato messo un po' in ordine a livello della teoria musicale, per cui c'è stata questa coincidenza tra bemolli e diesis, almeno per quanto riguarda gli strumenti, ovviamente. Prima non era così, c'era una minima differenza che si faceva sentire, però mandava, diciamo, un po' in confusione l'esecutore, probabilmente. Quindi, per mettere un po' in ordine, hanno deciso di far coincidere le due cose. Diesis e bemolli. Diesis e bemolli sono delle alterazioni, eccole qua, questo è il diesis, questo è il bemolle. Sono delle alterazioni, cioè dei segni che vengono messi prima della nota, che ne cambiano l'intonazione. Col diesis si alza la nota di un semitono,
Questo spiega perché se io parto da Do, la nota successiva la chiamo Do diesis. Il bemolle invece ci abbassa l'intonazione della nota di un semitono. Quindi questo spiega perché se io parto da Re e torno indietro, quindi scendo, la chiamerò Re bemolle. Quest'altro segno qua, un po' strano, diciamo, lo chiamiamo be quadro e annulla l'effetto delle alterazioni precedenti. O se troviamo delle alterazioni già in chiave, cosa che poi vi spiegherò magari nelle lezioni successive, annulla, diciamo, tutto quanto. Questi che vi ho segnato qua sotto sono invece degli esempi un po' meno noti di alterazioni che ritroviamo comunque, ma non così frequentemente come quelli qui sopra. Questo è il doppio diesis, che anziché alzare di un semitono la nota, la alza di un tono intero, mentre questo è il doppio bemolle, quindi abbassa la nota di un tono anziché di un semitono. La successione di toni e semitoni all'interno di una scala maggiore è sempre fissa. C'è una regola fissa che noi possiamo applicare partendo da qualsiasi nota che noi vogliamo. Sempre, ripeto, per costruire una scala maggiore. Adesso vi faccio rivedere. La successione che noi abbiamo ricavato partendo dalla scala di Do maggiore, che è l'unica scala che non ha alterazioni e quindi viene presa come modello per tutte le altre, è due toni, un semitono, tre toni, un semitono. Quindi Do re un tono, re mi un tono, mi fa un semitono, fa sol un tono, sol la un tono, la si un tono, si do un semitono. Questo schema qua di due toni, un semitono, tre toni, un semitono viene applicato a partire da qualsiasi nota. Quindi se noi volessimo partire, che ne so, dal Mi anziché dal Do, facciamo lo stesso tipo di calcolo. Questa cosa qua, questo schema, diciamo questa formula, se vogliamo dirla così, ci fa capire anche perché ci sono delle scale che presentano un certo numero di alterazioni piuttosto che altre. Perché bisogna sempre seguire questo schema qua di due toni, un semitono, tre toni, un semitono. Ripeto sempre che è una regola che vale esclusivamente per le scale maggiori. Vedremo poi che le scale minori hanno un'altra storia. Va bene? Quindi, spero di essere stata chiara. Capisco che questo è un argomento un pochino più delicato, un pochino più ostico. Se avete delle domande, scrivetemi nei commenti qui sotto e niente, ci rivediamo poi la prossima volta. Ciao!